Radio Radicale, siamo con Diego Sozzani, capogruppo di Forza Italia in Commissione Infrastrutture e Trasporti, per parlare della proposta di legge che oggi presentate qui a Montecitorio, sulla riduzione del rischio sismico per le abitazioni. Allora, si tratta di una proposta di legge che dà degli incentivi per le modifiche, e le ristrutturazioni degli edifici oppure per dare criteri agli edifici di nuova costruzione. No, riguarda innanzitutto una proposta di legge su base volontaria, quindi non c'è un obbligo di legge nell'adeguarsi secondo i contenuti della stessa, ma a coloro che invece vogliono realizzare in materia di sicurezza un rafforzamento del proprio edificio sotto il profilo dell'adeguamento di tipo sismico, vi è una procedura abbastanza semplice che è quella con la compensazione dei crediti con le tasse, per essere parlare in modo semplice, in modo tale che ci possa essere un'anticipazione con la realizzazione dell'adeguamento antisismico degli edifici, ma poi successivamente l'utilizzo di questo strumento che è quello per cui lo Stato non deve anticipare dei soldi, ma successivamente con l'utilizzo della compensazione economica dal punto di vista della tassazione, con questo si può realizzare questo tipo di intervento. Una cosa molto semplice, innovativa, che per la prima volta sarebbe applicata in Italia, ma sicuramente di grande potenzialità per l'adeguamento degli edifici di una nazione come è la nazione italiana, assolutamente vincolata in modo antisismico. Allora, che tipo di compensazione, diciamo la percentuale della compensazione quale sarebbe e che tipo di vantaggio economico ci sarebbe secondo il vostro calcolo? Per quanto riguarda gli edifici industriali, si passerebbe da una compensazione ad unità abitativa previste dalle leggi precedenti di 96.000 euro, cosa che va bene per un appartamento, va bene per un condominio, ma non va bene certamente per un'attività imprenditoriale, passandola a metro quadro, con un'idea prevista nella legge di 200 euro a metro quadrato. Mentre rimane questo anche per quanto riguarda i condomini, poi voi capite che un condominio molto grande che ha i 96.000 euro ha una indicizzazione, chiamiamola, della compensazione poi antisismica diversa rispetto a quelli più piccoli, in cui 96.000 euro invece può essere una cifra importante. Come hanno reagito le confederazioni dei costruttori, le associazioni dell'edilizia? C'è stato un parere favorevole e soprattutto che tipo diciamo, di incremento in questo tipo di lavori ci potrà essere anche per diciamo, la crescita del PIL? Ma voi sappiate che i due terremoti sono costati 20 miliardi per quanto riguarda Da quello dell'Emilia a quello del Centro Italia. Il Centro Italia. Il Centro Italia circa 20 miliardi, circa la metà quello dell'Emilia. Allo Stato sono costati all'incirca 30 miliardi. Voi immaginate le cifre. Con questo metodo si va a risparmiare cifre importanti per quanto riguarda lo Stato, che possono essere investimenti diversi. Per quanto riguarda le associazioni datoriali e le confederazioni che hanno interessi in questo settore, non solo hanno dato un esito positivo, ma hanno partecipato anche alla stesura, perché noi quando abbiamo realizzato la stesura in una prima analisi della legge ci siamo confrontati con loro, abbiamo acquisito i loro suggerimenti e quello che presentiamo oggi è l'atto definitivo. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità. Ringrazio l'onorevole Diego Sozzani, capogruppo in Commissione Trasporti e Infrastrutture della Camera dei Deputati di Forza Italia. È così. Grazie a voi.